Salve, eccoci qui su Cryo Fear. Anche il piccolo Murloc ci fa il saluto, anche se purtroppo, chiedo scusa se ieri o l'altro ieri mi sono dimenticato di fare video, però ero un attimo incazzato per il fatto di Tales of Fear, che ha avuto un problema, la serie verrà bloccata per un po', eccetera, eccetera, eccetera. Quindi eravamo arrivati qui, ho rifatto il percorso e ci troviamo in questa zona. Ora, io ho visto questo perché effettivamente non sapevo cosa fare. Perché tutta quella zona me la sono girata, non ho trovato una beata minchia. Quindi l'unica zona accessibile era questa, però vi giuro, in tutta onestà, sono andato a vedere, ma solo questa parte. Perché non... cioè, è la prima volta che effettivamente tutta Cryo Fear ci fanno buttare giù le cose. Ah, che bello! Endovena, l'adrenalina, adrenalina. No, morfina, chiedovenia. Pure dipendente dalla morfina, sto stronzo. Però diciamo tipo ora è il magico momento in cui mi dai un salvataggio, no? Guarda qui che figlio di Troia che esce. Nessuno? Avrei giurato il contrario. Figlio di Troia? Eccolo. Ma l'avete visto pure voi? Vabbè, piccoli bug. È infattibile. Buff. Le porte sono un posto di merda. Non sai mai che cazzo c'è dall'altra parte. Ah, caricamento proprio nuovo. Ah. Ti prego, dammi un salvataggio. Ti prego, dammi un salvataggio. Figli di Troia. Ok. Ok. È chiusa. E va bene. Questa bellissima visuale dove, non so, lì vediamo il Big Ben, lì l'Empire State Building. No, non lo so, a parte gli scherzi. Comunque come foto è bruttissima perché si capisce che è proprio copia incollata. Guarda qua. E guarda là, sono uguali. Vabbè. Boh, ma io devo stare attento. Mi ero dimenticato che sono su Cryo Fear. Nel mentre Bnova, che sembra abbia, non so, comprato metà città. In realtà è tutto un complotto della Bnova dal momento che. Vedi che parte la macchina. Dicevo della Bnova dal momento che, porca puttana, ogni dove ti giri, giri. Sono robe comprate da loro. La macchina del. AWO! AWO 10! Che macchina hai tu? Io AWO 10 ho! Dio di Troia? No, chiuso? Rigorosamente. No, però ragazzi, mi devi dare un salvataggio. Io se crepo qua non mi sto riflettendo quella parte da capo. Senti che rumore. Ok, ma siamo tranquilli, ragazzi. I miei, oh, che schifo. Io ho le impalcature che odio. No, ma che posto di merda è mai questo, ragazzi miei? Io basta, concludo qui l'episodio. No, dai, che palle, dammi un salvataggio, questo sono più tranquillo. E da lì inizia l'impalcatura. Lì iniziano i cazzi che non ti devi fare, che però sono costretto a farmi nella speranza di trovare il detto salvataggio. Di qui perché ho la sicurezza che sulle impalcature non ci sono mostri. Qui però potrei trovare qualcosa di utile. Perché dal momento che non porto da nessuna parte. Mi scusi. Ecco. Ma porca puttana, Simon, sei ritardato. O sei un handicappato? Ok, problemi motori a Simon. Salta! Posso metterci la mano sul fuoco. Mi spiace, pensavo era tipo qualche posto mezzo segreto per trovare robe interessanti. Comunque. Boh, questo è il classico posto dove iniziano. Dimenticato qui. Oh, beh, mi sa di disegnare, ragazzo. Solo il fatto che mi sa che le scritte le hanno scritte al contrario. Ma vabbè. Le
posto perfetto dove iniziano a comparire cose sullo schermo. Perché non mi fido? Ma che cazzo è? Che figata di arma. Ma qua non abbiamo munizioni. Ma io volendo posso fare questo. E la Madonna, è un fucile mitragliatore. Bellissima quest'arma. E ora mi sa che è il momento magico in cui torno indietro. E come disse il saggio, provo le sensazioni. In che senso? Powerful round burst pistol. Ma se io la droppo giù. E prendo questa. Ne ho 10. Lì ne ho 1. Per il momento sono costretto a equipaggiare la pistola. No, no! Comportiamoci con calma, con calma, con calma. Ok. Bene. Lui in realtà era calmissimo, ero io quello agitato. Figlio di troia, kamikaze di merda. Ok. Andiamo, sputami tutto lo schifo che sei capace. Ora, io devo essere molto stupido, però anche il gioco ci si mette. Sono andato a ridare un'occhiata a un video. E niente, dobbiamo saltare qui. Però lui lo fa con una semplicità assurda. Io. Boh. No, porca troia. Ma vi giuro. Non è semplice per una minchia, perché voi vi dovete abbassare. Che palle! Odio, che odio, che odio, che odio, che odio. O è troppo prima, o è sempre troppo dopo. Allora, vai. No, porco Giuda! Eva puttana, ora perdiamo. 30 minuti per capire come si salta. Guarda te, guarda te. No, vi giuro, ma mi sembra che si è buggato, eh. Perché questo è solido. Dovrebbe essere anche. Oh, Eva Troia. Per ora. Non me la racconta giusta. Non me la racconta giusta, va là. Ok, lì c'è una pianta e chiusa. E almeno questo l'abbiamo assodato. Sento che qualcosa sfonderà la porta. Forse devo saltare di là, ma no, che merda. Mo' devo fare parkour. Porta non lavora. Porta peggio di peggio. Ok, niente. Allora sì, dobbiamo metterci a saltare come le piccole rane. Come
come quelle che aggiungeranno su Minecraft per nuovi aggiornamenti. Visitate il video sul canale. Clink, momento pubblicità. Io di lì come ci salto? Dai, c'ero quasi. Ok. Ma però io ho bisogno di un telefono, porca puttana. Facciamolo con un coltello. Oh. Rifle. Chi cazzo ha più il rifle, ragazzo mio? L'ho abbandonato secoli fa. Lì no. Lì sì. Ok. Che cazzo mi stai facendo? Giro giro tondo, porca puttana. Ma chi cazzo ha piazzato le imbalcature? Zi padroni, chi ha piazzato qui le imbalcature? No dai, questo è razzista. Le impalcature, chi cazzo li ha piazzato? A destra o a sinistra? Bella domanda. Ma credo dritto, perché fare un salto così mi sembra molto più lungo di farne uno così. Appunto. Qui le finestre sono... Uè! Un colpo ben dato e sarà storia. E la gente comunque che spara così a cazzo di cane, né che mi sta molto simpatica, eh. Cazzo credete che siamo? Capito mica, eh? Oh. Un parto. Ah, cioè io devo riuscire di nuovo. E beh. Ho fatto 90, non vuoi fare 100. Che odio, vi giuro però che odio. Io non volevo tutto questo, io volevo un edificio calmo, tranquillo. Deve avere sta qualche figlio di puttana sotto. Io mi butto qua. Prima di tutto non posso più tornare indietro e non posso recuperare quella pistola. Cosa saggia sarebbe buttare giù lì per terra la pistola, però boh. Non saprei. Quel momento in cui smette la musica e smettono gli audio vuol dire che te la devi prendere in culo. Cosa c'è qui dietro? Voglio un Mr. Motosega. No, di nuovo in strada no. Ok. Direi che noi ci buttiamo qui di... Oh, sì. Vieni qui... qui. Che bello. Voi e 4 invece molto meno bello. The best cure to depression. Vabbè, pubblicità molto, molto incitanti, diciamo. Academy Bokanden. No. L'Academy Bokanden. Anche se questo credo sia più Danimarca, sì. Eji Trafik. Vasas. Apoteket Omnen. Cazzo di nomi, Eva Troi. Fai vedere. Ah, pensavo si fosse. No, io voglio salire. Che bello, abbiamo preso, cioè. Magneticamente li abbiamo attratti a noi. Wow. Cazzo è fatto. Ok. Bene. Direi che possiamo uscircene tranquillamente ora. Ma per curiosità. 10. Non ho visto se i proiettili che abbiamo raccolto sono per la Glock o per quell'altra pistola. Quindi... addirittura. Vabbè, però dai, questa qua è bella, illuminata. Ritratto le mie idee, fa cagare.
Vabbè, c'è solo un caricatore, ottimo. Mi aspettavo che qualche porta si sfondava. Qui dove andiamo? Sai che è veramente un bel posto. Sincero, eh? È un bel posto. Mi piace, mi piace. Si vede che stia leggermente rinsavendo il nostro amico. Non vede più cose troppo strane. Cioè, perlomeno si continuerà a vedere cose strane e combatteremo cose strane. Però. Magari, ok, quello non mi piace più tanto. È tutto troppo aperto. Non so nemmeno dove cazzo iniziare. Adam Hoddy. La felpa, ma credo che. Queste felpe in un modo o nell'altro le potremmo indossare, ma dovremmo trovare tipo un guardaroba e suppongo, vedendo com'è il gioco, che sia una specie di stanza segreta. Boh, non riesco a leggere un cazzo qui. Chiuso, chiuso. Oh, questa si apre, che bello. No, meno bello. Ha bisogno di una carta. Questa mi sembra tipo le classiche portoni da boss alla Dark Soul, no? Ingresso minuscolo, porta 2, 2 punti, boss alla Dark Soul. Posso saltare dietro il bancone, per curiosità, eh. Pare no. Quindi l'unica via è continuare per di là. E già. E già. Che carina la scuola. Quindi, ah, quindi è proprio una scuola. Ok, una scuola è una roba universale. Ma credo più una scuola. Anche se non capisco perché mettere i tavolini nel corridoio. Cioè, ok tutto però. Ah, possiamo entrare qui. Bene. Male. Non ci ho capito un cazzo. Un cacciavite. Cos'è, un no arma? Butto giù il coltello. No, sì. Butto giù il coltello. Arma singola su. Mi sa che è proprio questo che serve per la porta, quindi dual wield con pistola. Che se mi aspetto che fra un po' andrà via la corrente, cazzi, casino assurdo. Questo non è comodo che il fatto che il mirino stia proprio di fronte alla punta del manganello. Non è una scelta comodissima, sinceramente. Ma signori, io vado un attimo a salvare. Rieccoci qui, quindi usiamo il cacciavite. La madonna. No, 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 no! Ma sei scemo! No, ragazzo, no! Il problema è ora un altro. Minchia, che trauma. Noi dobbiamo tornare di là. Chi è che urla? No, mi scusi, mi scusi. No, 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 no. No, no, che palle. No. Signori, vi rammento che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.